Mi intrometto io, sono Piera, insieme a Carmine seguiremo, diciamo, porteremo avanti questo percorso di formazione sulla LIM nella didattica. Per me la prima esperienza come tutor in un ambiente 3D e spero di, diciamo, di non fare nessun guaio e di dare la massima efficienza, diciamo, dei risultati. E niente, adesso passo la voce a Carmine, che diciamo il percorso abbiamo pensato di dividercelo entrambi sui 5 moduli di cui è formato tutto il percorso, contenente come argomentazioni. Il primo modulo si baserà sulle tecnologie didattiche e diciamo, l'integrazione della LIM sia dal punto di vista europeo che dal punto di vista nazionale e come le tecnologie hanno avuto la loro importanza nel campo della didattica. Poi passeremo al secondo modulo dove presenteremo le varie tipologie delle LIM, quali sono gli strumenti e il setting, diciamo, funzionale, per poi passare ai vari software proprietari, diciamo, perlomeno i più conosciuti, e come questi software permettono, diciamo, una funzionalità dal punto di vista di didattica, anche dal punto di vista delle discipline, in maniera trasversale. Per poi presentare la LIM come strumento di tavolo dove si costruisce la conoscenza, hanno detto in vari testi, diciamo, gli studiosi degli ultimi tempi. Per cui porteremo avanti che la LIM è uno strumento dove si lavora in cooperative learning, dove la costruzione della conoscenza avviene in maniera veramente costruttiva, per poi alla fine arrivare alla progettazione, perché quello che bisogna tenere presente è che qualsiasi attività viene presentata attraverso la LIM va sempre programmata in vista, ecco, di risultati veramente efficaci. Adesso passo la parola a Carmine, lui porterà, si presenterà e poi porterà avanti un pochettino l'introduzione al primo modulo. Buonasera a tutti, io sono Carmine, sono uno dei tutor della prima sessione sulla didattica, sul corso didattica con la LIM. Cosa dobbiamo dire in particolare? Certamente il corso sulla LIM è interessante perché negli ultimi tempi comunque si è avuta una trasformazione abbastanza radicale nel nostro modo di comunicare, non solo di comunicare diciamo, in un gruppo ampio di persone, ma anche diciamo, nel ristretto delle nostre classi. Quindi diciamo che la quotidianità sicuramente ha ricevuto una trasformazione radicale da questa introduzione massiva delle nuove tecnologie. Insieme alle tecnologie, ovviamente, c'è stata anche una modificazione dei paradigmi comunicativi e cognitivi, cioè i cosiddetti punti, una sorta di punti di riferimento, di pattern, di modelli che sono stati utilizzati proprio per introdurre le tecnologie all'interno della scuola. Sappiamo che, più o meno da 10 anni, Prensky in particolare nel 2001 ha iniziato a parlare dei cosiddetti na nativi digitali e immigranti. Noi forse diciamo apparteniamo a questa fase qui, no? Dei cosiddetti immigranti, cioè siamo un po' più adulti e abbiamo dovuto fare un po' i conti con l'introduzione della nuova tecnologia. Quindi volendolo da un lato e non volendolo, ci siamo trovati comunque a dover integrare nella nostra didattica l'innovazione tecnologica. E quindi anche nella scuola italiana
il Ministero dell'Istruzione, ma anche le associazioni, ovviamente come Anitel, si è posto il problema di come supportare questa sorta di cambiamento epocale che è avvenuto nella nostra società. Proprio in un punto del primo modulo si parla di mediamorfosi, che ci troviamo davanti ad un cambiamento della forma, ovviamente non solo della comunicazione, ma anche diciamo, degli oggetti na narrati. E quindi è necessario affrontare il problema perché ci troviamo comunque dinanzi ad una ibridazione di linguaggi molto complessi che non siamo sempre in grado di controllare. Quindi questa integrazione ovviamente nella LIM assume il suo peso più ampio. E nel nostro corso cercheremo di dare gli strumenti perché questo possa avvenire. Ovviamente ci siamo posti il problema se fosse necessario dare prima una base teorica e abbiamo ritenuto che lo fosse. Quindi il primo modulo in particolare si muoverà proprio sulle tecnologie didattiche. Il primo modulo ha proprio questo titolo. Quindi il nostro obiettivo è stato un po' quello di ripercorrere soprattutto anche la terminologia utilizzata per caratterizzare le tecnologie didattiche, che cosa sono e in che cosa si differenziano ad esempio dalle cosiddette TIC o dall'ICT, come viene definito. Quindi una definizione che possiamo dare e che riprendo dal primo modulo è che le tecnologie didattiche fanno riferimento ad un ambito interdisciplinare, il cui focus è rappresentato dai processi didattici, metacognitivi e metacomunicativi che usano le TIC, ma tutto questo non coincide con esse. Quindi, in un certo senso, le TIC, in senso stretto, riguardano le tecnologie utilizzate o utilizzabili nella didattica, la cui connotazione però è prevalentemente tecnologico-digitale. Mentre per tecnologia didattica ovviamente noi ci poniamo il problema di un processo globale in cui trova corpo diciamo, un modo sistematico di progettare, realizzare, valutare il processo globale dell'apprendimento, ovviamente della comunicazione. In termini pratici significa che dobbiamo superare il livello, diciamo, semplicemente strumentale, per arrivare a quello che è il livello cognitivo dell'apprendimento. In sintesi potremmo dire quindi che la LIM non è semplicemente, cioè è semplicemente uno strumento da utilizzare, ovviamente, non è la soluzione a tutti i problemi. Quindi per poterla utilizzare al meglio bisogna avere chiari ovviamente gli obiettivi, avere chiari ovviamente gli strumenti e saperli utilizzare a fondo e ovviamente avere come riferimenti anche dei paradigmi comunicativi e cognitivi che prima abbiamo solo accennato. All'interno del primo modulo ancora per rafforzare una questione di terminologia, ma che non è solo ovviamente terminologica, ma che indica un modo di essere completamente diverso, abbiamo portato due diciamo, syllabus di riferimento, no? Il syllabus 5 che fa riferimento al cosiddetto ECDL e quindi va in poche parole non si sofferma assolutamente sui processi metacognitivi, ma si interessa soprattutto diciamo, che cosa sia l'hardware, che cosa è il software, come vengono utilizzate le reti informatiche, che cosa sono le TIC, quali sono le problematiche di igiene e sicurezza associate per esempio all'impiego del computer, problemi di copyright e così via. In Europa si è fatta strada un'altra ECDL che viene chiamata EPICT, la patente pedagogica europea per le TIC, il cui ultimo syllabus è del 2009.
L'obiettivo di questa patente, è appunto quello di analizzare il rapporto tra le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e sistema formativo. Quindi vedere in che rapporto è, diciamo, il mezzo informatico con poi la possibilità, la capacità di apprendimento. E quindi anche ogni corso EPICT è centrato sugli aspetti pedagogici derivanti dall'uso delle tecnologie. Quindi non abbiamo soltanto ovviamente dei moduli che hanno a che fare con, diciamo, con la scrittura, per così dire, ma abbiamo dei moduli che fanno proprio riferimento faccio un esempio specifico a ICT come strumento compensativo, computer e disabilità, ICT abilità di lettura, ICT e computer games. Ovviamente in tutto questo c'è anche una parte riservata al calcolo, ai database, alla pubblicazione sul web, che sono degli elementi tipici dell'ECDL. Nella parte finale del modulo, si fa anche riferimento al cosiddetto passaggio dal web 1, cosiddetto web 1, che consentiva una visualizzazione dei documenti per testuali statici scritti con il linguaggio HTML, al cosiddetto web 2, che utilizza tecnologie di programmazione e scripting di livello più avanzato, quindi JavaScript, HTML, XML e così via. Fino ad arrivare oggi alla cosiddetta era del web 3. In pratica, il web si è trasformato in una sorta di database in grado di facilitare l'accesso ai contenuti da parte di molteplici applicazioni e di essere più preciso nel reperimento delle informazioni. Tutto questo è possibile grazie a tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, il web semantico, il geospazial web, web 3D, mashup, eccetera, eccetera. Se posso fare in conclusione un ultimo riferimento, tra web 1. Ad esempio, si utilizzavano le home page, nel web 2 i blogs. Adesso si utilizza quello che viene chiamato Consolidating Dynamic Content, oppure il web cosiddetto semantico, oppure User Behavior, il me-onomy, una sorta di, come possiamo dire, di programma che si basa sul comportamento degli user. Quindi non, diciamo, programmato al di là di quella che è l'esigenza o il bisogno o la domanda del user, ma analizza, è capace di analizzare il comportamento degli user e quindi di dare una risposta più efficace. Tutto questo, ovviamente, questo è semplicemente il primo modulo, poi è seguito ovviamente da una bibliografia, da una sitografia, da letture consigliate. Dopo le letture consigliate abbiamo inserito anche un test formativo che non ha validità sommativa, cioè non è espresso un voto, ma serve per ripercorrere i contenuti essenziali di ciascuna unità didattica. Nella seconda parte del primo modulo troveremo un approfondimento su quelle che sono le ICT, diciamo le TIC in generale, nel panorama internazionale, quindi anche attraverso la lettura di alcuni documenti e report della Comunità Europea, e poi in particolare un'altra unità didattica che si occuperà in particolare della ricerca sulla LIM in ambito internazionale anche in Italia. Questo ovviamente per fare da introduzione a tutto quello che poi sarà il discorso che verrà dopo, anche con l'intervento di Piera, che mirerà a fornire le capacità anche tecniche nell'utilizzo della LIM.